Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» Il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. La verità antropologica sulla nostra vita, sulla vita di ogni persona, è questa che ci dice San Paolo, che l'uomo mosso dallo Spirito, l'uomo che ha dentro Spirito Santo, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. E questo è l'uomo pensato da Dio, che appare nella Genesi, nella creazione. L'uomo che è posto al centro della creazione per camminare sui serpenti, anche sul demonio, quindi per partecipare del potere del creatore, libero di servire, libero di custodire, libero di donarsi, libero di amare, libero di moltiplicarsi, quindi di donarsi, libero. Ma noi siamo schiavi tante volte. Noi abbiamo paura, per esempio, del giudizio degli altri. E siamo mossi dalla paura del giudizio degli altri. Non parliamo i ragazzi, non parliamo i giovani che vivono solo di quello. Poi oggi costantemente online, stanno costantemente postando le loro storie, eccetera. E costantemente devi mostrare la parte migliore di te. E questa è una grandissima schiavitù, che nasce dalla schiavitù primordiale, che è esattamente quella che appare oggi nel Vangelo. «Taci!» gli dice il Signore al demonio che abitava in questo uomo, che dice: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?» Questo è il serpente in Eva, in Adamo. Che c'ha a che fare con te un Dio così? Ti vuole rovinare. Quando in noi sorge questo pensiero, cioè che non Dio, figuriamoci, qui siamo tutti, io ho il colletto, voi avete questo bellissimo velo bianco, ma i cristiani in genere, quelli che sono più vicini al Signore, nella sinagoga, non fuori, non fuori dalla stazione o nei giardini dove i ragazzi si drogano, no, dentro la sinagoga, nella liturgia di sabato, dice: «Che cosa vuoi da me?» Quante preghiere dette in una forma stupenda, super pie, dentro contengono questo: «Perché mi vuoi rovinare?» Quando io chiedo che si compia la mia volontà, ripeto con uno slang, con una forma super cristiana, bellissima, dentro di me oggi c'è questa affermazione che Dio mi sta rovinando? Ripeto, noi non diciamo subito Dio, ma questa situazione mi sta rovinando. Questa sorella, questo fratello mi sta rovinando, questa malattia mi sta rovinando, questo lavoro mi sta rovinando, guarda che non mi capisce, ma io non capisco perché, io faccio le cose così bene, io capisco tutto, io so assolutamente come va fatto il pranzo, come va apparecchiato, come si fanno le stanze, come fanno le distribuzioni, io so perfettamente come le regole, dove vanno cambiate, dove vanno aggiustate, dove vanno applicate, chi non le applica, chi le applica superficie, io so tutto. Ma e come mai invece che qua nessuno mi riconosce questo? Perché? Mi vogliono rovinare, mi vogliono togliere l'onore. Ma questo è di tutti i giorni, un marito con una moglie, mi hai rovinato la vita. Se avessi saputo prima... I figli quante volte? Mi rovini papà, mi rovini mamma, mi rovinate, guarda quello che mi avete trasmesso, i valori assurdi che mi avete trasmesso, eccetera. Questo è tutto rivolto a Dio, indirettamente. Perché? Perché non siamo liberi, come diceva San Paolo, di giudicare ogni cosa, ma non giudicare nel senso morale,
moralistico. Giudicare vuol dire non sappiamo spaccare in due e vedere dove c'è un'opera del demonio e dove c'è l'opera di Dio. Cioè non riusciamo a vedere l'amore di Dio nella nostra vita. Perché il demonio lo copre, lo camuffa, lo presenta esattamente come presenta Dio, come un mostro, come uno che vuole rovinare. Per cui anche la mia vita è una rovina per me. Quella storia, quei genitori, quel lavoro, quella situazione che ho vissuto, anche dolorosissima, di violenza che ho ricevuto da piccolo, sicuramente tutto, io lì non vedo l'amore di Dio, lì c'è una rovina per me. Ma questo dovremmo tutti avere il coraggio di dire che non viene da Dio, che questo è opera del demonio, e mettere a tacere nel nostro cuore, nel cuore di questa generazione, questa menzogna. Perché dice, che parola è mai questa? Di quest'uomo che dice e si compie. Che potere, che exousia, che potere, che potenza, che energia c'è nella parola di quest'uomo? La potenza della croce, perché è quella che esorcizza il demonio. Cioè la potenza del suo amore manifestato e rivelato. Non è un amuleto la croce, per cui gli esorcisti usano la croce. No, è la sconfessione, la polverizzazione, la distruzione, è una bomba atomica sulla menzogna del demonio, perché tu guardi a Cristo crocifisso e dici: mi ama veramente, guarda chi ha fatto questo per me, chi ha dato la vita fino a quel punto per me peccatore, chi dà la sua vita per me mentre gli dico non ti voglio. Ma quale marito, quale moglie, quale madre di fronte alla ribellione totale del figlio, ma con coscienza, no? Un figlio magari preso dalla droga, che ci sono mamme, no? Che perdono la vita. No, quando un figlio, con tutta la libertà, le si mette contro, o gli si mette contro al padre. Chi veramente fino in fondo prende il veleno di un figlio, di una figlia, di un marito, di una moglie, di un padre, di una madre, molte volte, di un collega di lavoro? Chi? Nessuno. Chi ama mentre è rifiutato? Chi ama mentre è vomitato? Chi ama mentre è insultato? Questo, allora dice bene San Paolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Il pensiero di Cristo distrugge ed esorcizza il pensiero del demonio. E lo esorcizza senza fare male. In altre volte dice che i demoni escono facendo molto dolore. Qui no, perché quando appare l'amore di Dio nella nostra vita e viene solo con la predicazione, con il potere della parola, si dissolve la menzogna del demonio. Allora cambia tutto. Per questo abbiamo bisogno della Chiesa che ci predichi questa parola. Non l'abbiamo da nessuna parte, ma non l'abbiamo nemmeno nei libri, nei libri di spiritualità bellissimi. Dio ha voluto salvare il mondo con la stoltezza della predicazione. Perché la stoltezza della predicazione è la stoltezza della croce, è ciò che per il mondo, dice San Paolo, è incomprensibile e assurdo, cioè che Dio si faccia carne per andare sulla croce e amare così. Questo amore è assurdo, per questo si divorzia, per questo le cause, per questo la guerra, eccetera. Questo amore che prende il peccato, che non resiste al male, il servo di Eve, questo è assurdo per chi non ha lo Spirito Santo. Ma quando io predico, quando tu predichi, quando la Chiesa predica, e nel cuore di quell'uomo lo Spirito Santo è sceso, perché quell'uomo forse è distrutto, forse perché non ce la fa più, accoglie, lo Spirito Santo dentro dice, è quella la verità, non quella del demonio. Ed è bellissimo che questo si compia nella liturgia, fratelli. Non dobbiamo scandalizzarci. Noi non veniamo alla liturgia per mostrare la nostra capacità, o il nostro essere pii, no. Noi veniamo alla liturgia perché escano fuori i demoni, perché esca fuori la menzogna dal nostro cuore. Solo così si compie la comunione in una casa religiosa, solo così si compie la comunione nella Chiesa, perché escono fuori i demoni, sono esorcizzati, e allora io posso avere il pensiero di Cristo e vedere l'amore di Dio nella mia vita e vedere la sorella, il fratello con gli occhi di Cristo. Solo se esce il demonio, solo se esce questa menzogna maligna dal mio cuore, per cui Dio e il mondo e la società e le persone mi vogliono rovinare. Se io vedo l'amore di Dio, allora dico tutto concorre al bene. Anche questa sorella molesta, anche questa malattia, anche questa situazione concorre al mio bene, perché viene, perché dentro al peccato, dentro al male, dentro alle sofferenze, Dio si è fatto carne e dà la sua vita per me. Lì c'è Cristo. Cristo si sta donando. Lo accolgo, posso donarmi anch'io. Questo potere mi viene dato, il potere che mi esorcizza, il potere che mi strappa dalla menzogna è in me.
vieni in me. E anch'io allo stesso modo posso esorcizzare, cioè posso amare, posso dare la mia vita. E quella è la vita libera, che non si fa giudicare da nulla, ma giudica tutto perché in tutto vede l'opera di Dio, anche nella situazione più difficile. Perché? Perché vede in ogni situazione l'occasione per donarsi, per stendere le braccia, come Cristo fa per me. Solo questo si compie nella Chiesa, nella comunità, nella nuova sinagoga, dove la parola è predicata, dove la parola può esprimere tutto il suo potere.